in cuoco ma non troppo. Benvenuti ragazzi in una nuovissima video ricetta. Oggi vi andrò a cucinare un risotto inventato tra virgolette da me, perché infatti questo risotto l'ho assaggiato in un ristorante greco di amici, dove mi hanno dato la ricetta, solamente che il risotto che ho mangiato io c'era dentro la feta, era feta, barbabietola e poi vabbè vari formaggi. Io lo farò più o meno simile, però anziché mettere la feta gli metterò la stracciatella. Ragazzi, vi ricordo che per gli ingredienti e le dosi esatte li potete trovare sul mio sito cuocomanontroppo.it nella sezione le ricette dello stortino. Io direi di non perdere altro tempo, partiamo. Innanzitutto uso la padella abbastanza piatta, quindi non è fonda, perché tanto il riso siamo solo io e mia mamma. Questa di base ci vorrebbe la pentola alta, però poi anche si vede poco in inquadrature, quindi ho detto no, uso questa qua, tanto lo facciamo bello tostare il riso. Allora vado ad accendere. Vado a far sciogliere due pezzi di burro. Uno. Due. È tipo una settimana che sto cercando di registrare questo video e ogni volta sembra che c'è la maledizione del riso di barbabietola, lo chiamo. Perché una volta mi decido di cucinare il riso e cosa succede? Il riso è andato a male. Va bene, faccio la pasta con la barbabietola. Mi metto a registrare la pasta con la barbabietola. Vado, registro tutto il video, è quasi finito, è completato, dovevo solo impiattarlo. Cosa succede? Che la mia fotocamera mi dà problema di registrazione, la scheda SD, quindi ho buttato via un video e alla fine mi sono mangiato io la pasta, c'era anche un mio amico, l'abbiamo mangiato per conto nostro, però il video non è uscito. Quindi cosa succede? Ho detto ciao, formatto la scheda, decido di registrare dopo due giorni, perché sennò non è che posso mangiare sempre la stessa ricetta il giorno dopo. Mi metto a fare la ricetta, vado ad aggiungere la cipolla tagliuzzata, vado lì per fare la ricetta, assaggio la stracciatella perché sono abituato ad assaggiare sempre gli ingredienti prima di cucinarli, ma in realtà è perché sono un golosone, la verità è quella. E cosa succede? Che la stracciatella sapeva di pecorino, pecorino è andato a male, anche lì la ricetta è saltata. E oggi faccio il segno della croce, tutto santo, amen. Speriamo a Dio che esce fuori sta ricetta. Va bene, comunque facciamo soffriggere la nostra cipolla. Nel mentre prendiamo il nostro girmi, vado ad aggiungere la barbabietola. Ok. Ok. Vado ad aggiungere grana. Grana padano. Ok, io aggiungere già il riso. Buono, sì. Sì, perché qua. Aspettate un attimo che aggiungo il riso. 4 pugni di riso, quindi per 2 a testa. Verrà comunque, essendo che comunque cucino il riso in un fuoco a induzione, usando una padella che tra virgolette serve per arrostire, questo riso a mio parere verrà, perché poi gli metto un po' di acqua, quindi lo faccio un po' ammorbidire, però secondo me viene anche abbastanza tostato. Ok, lasciamolo andare un pochettino. Comunque stavo dicendo, aggiungiamo grana. Ok, grana tutto perché tanto era finito. Aspettate un attimo qua, vediamo che ci si attacca il riso. Aggiungo subito un po' di vino bianco. Ah, l'ho fottuta il mio tonno. Ah, che bella sfumata di vino bianco. Così. Corri perché so si attacca il riso, ragazzi. Vai. Acqua importantissima, eh. Vai. Prendi acqua. Ok. Poi fa la volta che si tosta magari piano piano. Però no, perché sennò poi si secca. Che qua si... Aceto balsamico. Ne metto un pochettino perché l'aceto balsamico mi fa quel retrogusto di coso. E poi filo d'olio, l'ho girato qua, vedete, eccolo, vedi, vedi, ma ne aggiungi un po' d'acqua, vai. Pronto. Olio. Perfetto. Cucino d'olio e direi che ora mettiamo a tritare tutto, lo giriamo
Porca ma che cazzo cosa! Latte ragazzi, il latte intero nella cosa. Nella crema, tipo. Smuovilo, smuovilo un attimino. Secondo me ad occhio un bicchiere di latte. Meglio intanto. Perfetto! Mamma mia che cremina rossa che è venuta! È stata rossissima la crema. Ragazzi, ora cosa dobbiamo aspettare? Dobbiamo aspettare semplicemente che si faccia il riso, perché poi vado ad aggiungere il nostro composto a pappapietola. Poi cosa faccio? Faccio sciogliere un po' di stracciatella dentro, che lo facciamo mantecare per bene, che fa quella bella proprio cremina di formaggio. Non tutta la stracciatella, perché poi gliela voglio mettere anche sotto. Ragazzi, mi raccomando, ve lo ricordo, se non mi seguite, seguite il mio canale YouTube, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo anche che ho una pagina Facebook dedicata a cuoco ma non troppo. Dico questa cosa perché comunque questo video uscirà sia per YouTube che su Facebook. Ah, dimenticavo, cosa importantissima, io vado ad assaggiare anche il nostro composto e vediamo un po' come è venuto. Che bel puzza. Che buona ragazzi. Buona! Sapete come possiamo chiamarlo questo riso? Il riso del diavolo. Lo chiamo così perché è tutto rosso. Bene ragazzi, allora sono passati circa 15 minuti. Il nostro riso, come vedete, si è un po'... anzi, si è gonfiato. Ed è bello cotto. Quindi cosa facciamo? Prendiamo la nostra crema. Ok, ragazzi, io spengo il fuoco. Mamma, aiutaci te, aggiungi la crema. Sì. Intanto io giro. Guardate che... aspettare. Tu però mescola così almeno vediamo la cosa, la densità, che non deve essere proprio tantissimo. Che spettacolo ragazzi. Aspetta. Guardate com'è venuto bello rosa rosso. Ah, spettacolo. E ora vado ad aggiungere la stracciatella. Mamma mia ragazzi, ma di cosa parliamo? Ok. Diamo una girata, vediamo un po' com'è. Mamma mia ragazzi, guardate come viene bello filante. Porca vacca. Il vortice. Prima abbiamo salato anche il riso. Impianti. Ricordatemi quando di salarlo il riso. Impianti adesso. E ora si impiatta. Al centro. Ci siamo! Ora! Stracciatella! Ok, e ora? Ed ecco qua ragazzi! Il mio risottino con la barbabietola e stracciatella. E ora direi che non c'è altro che assaggiarlo. Mamma mia che spettacolo. Vado Mamma mia. Che buono. Che buono. Ragazzi, ma che bello di caffè. Buono. E anche troppo! Provatelo a fare a casa, poi scrivete sotto nei commenti se lo andate a riproporre come vi è venuto. Vi ricordo, la ricetta la potete trovare sul mio sito ufficiale cuocomanontroppo.it. Vi ricordo, mi raccomando, lasciate un bel like a questa ricetta. Condividete il video con tutti i vostri amici che sono appassionati di cibo come noi. E che dire, un salutone dal vostro chef. Ciao belli!